I fratelli dello spazio. I fratelli dello spazio. Cosmologia e origine umana. Attraverso Rio Spada 1986. Abbiamo detto all'inizio che le essenze pensative, distaccatesi dalla luce cosmica, erano andate a vivere nelle miriadi di mondi stellari, dividendosi per gradi e sintonia. Ben presto però sorsero differenti e nuovi gradi di sentire, anche tra gli esseri del grande mondo gassoso che stiamo seguendo. Fu allora che esseri di maggiore forza e capacità magnetica crearono con il loro potente pensiero delle opere di una imponenza meravigliosa. Erano archi radiosi di vari colori. Il solo esempio che si può citare per darne un'idea è l'arcobaleno dei vostri giorni, ma erano molto più alti, come delle immense volte. Sotto gli archi di energia furono creati poi degli enormi cerchi, sempre energetici, entro i quali, come in una grande comunità, andarono a vivere immense masse di esseri con lo stesso grado di simpatia e affinità. Ecco un segreto della vita che viene svelato. Come si è detto, esseri di maggiore capacità magnetica avevano creato i cerchi di alta energia. Con il loro potente pensiero mettevano in movimento rotante una grande quantità di energie che assumevano la forma della spirale. Come delle galassie, le spirali energetiche emettevano un forte campo magnetico che attraeva tutti gli esseri che vibravano sulla stessa frequenza o sintonia dell'essere maggiore. Le masse degli esseri che entravano a vivere nei cerchi erano immense. Tutta la moltitudine donava alla personalità maggiore o capo la propria forza pensiero affinché se ne servisse, mettendola a disposizione per il bene della comunità. Nella mente dei capi veniva così a concentrarsi una forza indicibile, capace di qualsiasi prodigio, tanto che potremmo chiamarli i giganti del pensiero. Commento. Delle comunicazioni dei fratelli dello spazio, insieme al punto ACT, attraverso Antea, e a voci dall'infinito attraverso Wanda, abbiamo frequentato cosmologia e origine umana attraverso Rio Spada. Ci scusiamo per avere omesso finora quest'ultimo fenomeno nelle nostre pubblicazioni.